La cronaca ci porta a Pescara con l'agguato appunto nella città adriatica, dove è morto un uomo, l'architetto Walter Albi, mentre il superstite Luca Cavallito resta piantonato 24 ore su 24 in ospedale. Le indagini intanto proseguono ad ampio raggio, ma per gli ultimi sviluppi ci colleghiamo con Luca Pompei, che saluto. Buonasera Luca. Sì Paolo, ovviamente non ci sono sviluppi dell'ultima ora, ma è opportuno comunque fare un riepilogo di quanto accaduto oggi per quanto riguarda le indagini sul terribile agguato di lunedì sera al bar del Parco a Pescara. Questa mattina si era sparsa la voce di una conferenza stampa all'ospedale civile di Pescara per una sorta di bollettino medico sulle condizioni di salute di Luca Cavallito, il 49enne di Pescara, le vittime di questo terribile agguato. L'altro, lo ricordiamo, Walter Albi ha perso la vita sul colpo. Luca Cavallito invece sta ancora lottando tra la vita e la morte al reparto di rianimazione del Santo Spirito di Pescara. Ebbene, era stata annunciata questa conferenza stampa, che però è stata prontamente revocata su indicazione della stessa procura, che già nella giornata di ieri si era mostrata quanto indispettita per la diffusione senza controllo del video delle telecamere a circuito chiuso sulla dinamica dell'agguato. E questa mattina si è ovviamente opposta anche alla conferenza stampa, questo perché è necessario in questa fase delicatissima delle indagini assicurare la massima protezione all'unico superstite di questo agguato. E dunque nessun tipo di informazione sulle sue condizioni di salute, e soprattutto Cavallito piantonato H24 dalle forze dell'ordine all'ospedale civile di Pescara. Un quotidiano aveva anche raccontato di un particolare, di un uomo con accento napoletano che nella giornata di ieri aveva chiesto informazioni su Cavallito, magari un episodio senza particolare significato, ma estremamente emblematico di come sia delicata la questione. Visto che se si tratta di un regolamento di conti da parte della criminalità organizzata, il fatto che Cavallito non sia morto rappresenta questo un elemento ovviamente di disturbo per chi invece voleva che sia Albi che Cavallito perissero sotto i colpi di pistola del killer di lunedì sera. Questo va da sé, è necessario anche per questa ragione assicurare la massima protezione intorno a Luca Cavallito. Mentre le indagini proseguono, Paolo, prevalentemente su aspetti legati a quello che potrebbe essere il mandante di questo agguato, c'è l'elemento del terzo telefonino che si vede in maniera distinta in una foto diffusa subito dopo l'agguato. Il killer ha prelevato i telefonini di Walter Albi e Luca Cavallito, ma ne ha lasciato uno a terra, ovviamente subito acquisito dalla scientifica che sta facendo i dovuti accertamenti. Cercheremo di capire, anche se in un contesto così delicato non è facile, anche nei prossimi giorni, dove si stanno indirizzando le indagini della procura. A te.